La prima sensazione a margine di questo gradevole incontro qui alla Corte dei Tini con il futuro direttore generale del consorzio di imprese Amare Teramo, Carlo Antonetti, è stata la primissima sensazione, il piacere di risentire la tua voce e di ritrovare la tua dialettica, no? Che sono cose che in città non guastano mai. Non so quale sia stata la tua nel ritrovare di fronte a te tutti noi, eh. Piacevole, vi ringrazio per la partecipazione e anche per l'interesse che avete manifestato, quindi sono molto contento. Mi faceva piacere, ecco, esternare questo progetto, anche se non è compiuto, anche tutto un po' un divenire, però nel momento più importante con voi che poteste veicolarlo e soprattutto, ecco, riprendere un contatto che effettivamente negli anni, nonostante qualche richiesta che tu e qualche un altro mi hanno cortesemente rivolto, non era avvenuto. Senti Carlo, io non posso non chiederti di 10 anni che ci siamo lasciati alle spalle, no? Perché in questi 10 anni sono state fatte delle scelte e la tua scelta è stata quella del silenzio. Silenzio e basta. Ritieni a posteriori che sia stata quella più giusta e quanto incide oggi quella fase nella ripartenza? Ritengo che sia la cosa giusta perché è quella che ho sentito di fare e quindi quando si è convinti di quello che si fa, secondo me non sbagli, anche se a posteriori uno potrebbe fare scelte diverse. Ho ritenuto che fosse quella più seria perché, come dicevo, io ho dato tutto a questa squadra, alla mia squadra, quando era la squadra, ma a questa città, a questo territorio, tutto quello che avevo e più di quello che avevo. E poi, come tutte le storie un po' d'amore, ho ricevuto delle ferite che mi hanno fatto male perché sono state falsità, cattiverie, silenzi, però sulle quali ho pensato che era bene non interloquire perché avevo questo sentimento. Quindi ritengo di aver fatto bene. Avrei potuto chiarire in tanti modi le cose che poi volevo chiarire, anche utilizzando il mio lavoro. Non l'ho fatto perché non ho voluto mettere un neo, no, a una storia troppo bella, troppo importante. Quindi ho pensato che era meglio, almeno per quanto riguarda, no, questi discorsi qui, stoppare. Non ce n'era bisogno che tu ce lo dicessi, però chi è sveglio, chi vede, chi si guarda intorno, nel vedere tutta la tua famiglia al seguito, aveva già un senso profondo, molto profondo. Era quello che volevi dirci? Sì, vi volevo dire questo perché la famiglia è stata la cosa più importante di questi anni. In questi anni mi è stata vicino, mi ha sostenuto e questa è la cosa più importante perché sono i valori veri e quindi ci tengo che la mia famiglia, che partecipa anche a questo momento, sia come ci tengono loro, sia al mio fianco, insomma, con l'amore che solo una famiglia può dare. Carlo, c'è adesso voglia di rivalsa, tu per eleganza non ce lo dici, no? Però è innegabile che Carlo Antonetti vuole dire guardate che io ci sto. E quanto incide questo nel progetto del quale parleremo fra Sì, qualche beh, minuto? guarda, la rivincita no, perché peraltro fare una cosa così grande come ho fatto obiettivamente è difficile poter pensare Di di fare ripeterla. cose così grandi. Quindi sarebbe una motivazione sbagliata perché non si può pensare di rifare quello che abbiamo fatto. Magari poi un giorno qualcuno lo farà, succederà, non si sa, ma non può essere quello l'obiettivo o la molla, perché sarebbe perdente il progetto. Quello che invece mi piace è di rimettermi in gioco, di mettermi in gioco con le mie professionalità, il mio modo di essere, con le mie esperienze, con la mia voglia, appunto entusiasmo, passione, perché questo mi piace. Ecco, mi piace molto ed è arrivato il momento che ho queste motivazioni. Prima non le avevo. Nascerà questo consorzio di imprese. È ovvio che dire nascerà è un rispetto verso persone che dovranno sottoscrivere degli impegni che Carlo Antonetti ha e che non ci dice giustamente chi siano.
Questi 15 giorni quindi serviranno per ratificare la nascita del consorzio e andare anche oltre, cioè dirci anche fra 15 giorni più o meno. Allora il consorzio è nato e faremo allora questo. Mi auguro perché non è proprio ratificare, questi 15 giorni non serviranno a ratificare ma serviranno a creare questo consorzio, quindi a crearlo veramente e vedere quale cosa si riesce a creare. A quel punto avremo un piccolo tempo, perché i tempi sono brevi, se vogliamo fare il percorso poi della pallacanestro come società controllata, avremo dei tempi brevi per dire quelli che possono essere, diciamo, la fase successiva, quella, diciamo, più sportiva. Una volta costituita questa, la parte sportiva avrà dei tempi stretti che dovremo affrontare nel momento in cui c'è il consorzio, prima non si possono affrontare. Siccome è un consorzio e come consorzio potrà occuparsi magari un domani anche di cultura, di eventi, di altro, ti senti di poter escludere che nascendo per il basket di basket vivrebbe? Nel senso che non ci sarebbero commistioni con altre discipline sportive? No, io mi sento di dire che questo, il basket è uno strumento per aggregare e per partire con una motivazione e un qualcosa di concreto. Poi se ci sono le condizioni si può fare dell'altro, si può collaborare con altri, si può fare tutto, si può creare una struttura che qui difficilmente no, è mai esistita. Io ci ho provato a farla a suo tempo con varie discipline, no? Quindi no, non pestare tra virgolette i piedi a nessuno, ma fare attività che possono portare ovviamente anche delle risorse al consorzio e quindi alla società. Questo è normale. Gli imprenditori che fanno parte di un consorzio vogliono fare impresa anche, non possono soltanto investire, non sarebbe un investimento, quindi poi l'investimento può essere di immagine, di tanti aspetti, no? di promozione del brand, ma è anche quello di fare business con i consorziati, con le istituzioni, con chi si può mettere in relazione con questi soggetti. Non è soltanto un auspicio il nostro, è una certezza. Noi siamo certi che questo processo si svilupperà nel più breve tempo possibile e affronterà le tematiche di tutte le associazioni sportive o le discipline sportive. Affrontano tutti i giorni a Teramo. Iniziamo parlando di basket, del basket, perché anche qui c'è una frammentazione incredibilmente vasta per un territorio incredibilmente piccolo. Può essere anche questa l'idea di progettualità, cioè raggruppare un movimento intorno a voi? Ma guarda, questo mi sembra un po' prematuro, perché andrei in un campo che oggi non mi può vedere in campo, cioè non mi può vedere giocatore, quindi io sono fuori, ho delle idee, ovviamente delle idee di un certo tipo, perché per far funzionare poi anche la società sportiva e questo sport c'è bisogno di, come dici tu, probabilmente o di fare ordine o di vedere cosa si può fare, come si può organizzare un contesto generale. Però oggi è molto prematuro, perché ripeto, non sono un protagonista, cioè sono un osservatore oggi di quello che è il basket a Teramo, quindi dovrei capire le dinamiche, cioè insomma c'è un tempo breve per fare tutto questo, ma l'importante è partire con un consorzio e l'importante è poi partire con una società e poi vedere cosa può succedere. Non è lontana l'idea che c'è bisogno di una progettualità pluriennale, non è un caso che questo consorzio nasce con chi aderendo si impegnerà per almeno un triennio, giusto? Sì, sì. Questo triennio è un triennio che vi date come sfociare in qualcosa di grande fra 3 anni? È gettare le basi per capire la solidità che si può avere, gli obiettivi che si possono avere, dove si può andare. È un bel test di prova, secondo me un triennio è un tempo giusto per capire appunto le potenzialità, il modo di stare insieme, quello che si può fare, calibrare al meglio e tenersi pronti eventualmente per una crescita, perché è ovvio che nella vita uno vuole crescere, non è che fa le cose così per rimanere come sono, però ecco, ci devono essere le condizioni giuste. Teramo Basket, c'è il presidente Ruscitti che ha fatto miracoli, va detto, con i suoi dirigenti fino a ieri, fino a quando ha onorato qualche giorno fa l'ultima scadenza tale da permettere l'iscrizione l'anno 21. Quindi Teramo il basket ce l'ha.
da questa angolazione lo sbocco naturale di un consorzio teramano è il Teramo Basket. E la vostra idea è quella che vi piace più di altre? Ah, io ho detto in conferenza che innanzitutto massimo rispetto per quello che è stato fatto e hanno fatto Ruscitti con tutti quanti i suoi dirigenti, perché mettersi in gioco non è una cosa facile, nello sport è soltanto rimetterci, quindi non è encomiabile quello che hanno fatto. Loro dicono di avere una stanchezza, che evidentemente capisco perfettamente, e quindi in un'ottica, diciamo, ma al di là di questo è ovvio che se il basket esiste, ci sono già delle società, quindi se uno vuole fare qualcosa di basket, mi sembra che sia logico confrontarsi con quello che c'è. Se dovessi fare un altro sport, mi confronterei con quello che c'è e vedere quello che può succedere. Quindi diciamo che mi sembra che possa essere almeno una ipotesi di contatto corretta. Succedesse, facciamo un'ipotesi, il direttore generale come si comporterebbe con l'attuale dirigenza di una società qualsiasi? Grazie, arrivederci amici più di prima, o uniamo le competenze, cerchiamo di completare gli assetti? Sì, chiarissima la domanda. No, io ritengo che c'è bisogno di una continuità di intenti, ma di una novità sotto il profilo sportivo, della società sportiva. Un'assoluta novità, un cambio completamente di società. Questo io ritengo che sia, ripeto, ma non per sfiducia, certo, ma per un fatto proprio anche nei confronti dei consorziati. Dobbiamo partire, se partiremo, con una cosa nuova, una cosa che inizia, ripeto, nel rispetto di tutto quello che è stato fatto, di discontinuità. Io ritengo giusto quello che dici, però quello che conto io, cioè che dico io, conta nulla. Non ritieni che questo possa essere, non dico un elemento ostativo, ma insomma che possa anche dare un po' fastidio a chi fino a ieri ha provato, ha continuato a fare? Come no? Ma io, no, fastidio non lo so, probabilmente mi sembra che così l'orientamento quello che ho letto, sia diverso. Che ho letto sia un certo, po' diverso. Sì. Quindi mi dispiacerebbe se fosse questo, ma noi dobbiamo essere molto concreti e vedere, no, a quello che dobbiamo fare, perché poi le cose non sono obbligatorie a farsi, cioè si possono fare in tanti modi, quindi se il sistema è questo, sarà questo, se no vedremo un altro sistema. Però ritengo che questo non debba urtare la suscettibilità di nessuno, o diciamo così, perché non è contro nessuno, questo non è una cosa contro, è una cosa per aiutare questa città ed è uno strumento per creare una cosa che secondo me, una struttura che ha una validità, una modernità e una possibilità di fare bene per questa città. Io questo ci tengo veramente tanto, c'è veramente la prima motivazione, non si chiama per caso Amare Teramo, si chiama Amare Teramo perché veramente inizialmente è un atto d'amore che però poi si deve trasformare in una imprenditorialità. Quanto incide la passione in uno sviluppo di progetto di questo tipo? Io lo chiedo a tutti. Sì, la passione c'è e ci deve essere, perché se fai una cosa senza passione, anche nel lavoro, il lavoro si fa con passione, quindi la passione è l'ingrediente numero uno, l'entusiasmo è l'ingrediente numero uno, e poi però ci deve essere la managerialità, la professionalità per capire quello che si può fare e non si può fare. Non ci si può far travolgere dalla passione, bisogna avere il motore e la passione, ma non può essere quello che invece poi travolge il modo di pensare, di organizzare una società, perché lì dobbiamo essere professionali, dobbiamo assicurare la tranquillità di tutti chi partecipa a questa società, a questo consorzio, e devono essere tutti consci che è una delle parole chiave la professionalità. Mi verrebbe, stavo pensando ad un titolo per questa intervista, Nato Leader. Perché nato leader? Perché insomma, ti ricordo atleta, eri un leader, anche con un bel caratterino, devo dire. Hai sviluppato la tua carriera da dirigente, da leader. Ecco, tutto questo ha un fondamento che ti servirà quanto nello sviluppo di questo progetto? Ritengo che sia importante, perché
per far funzionare poi un insieme di imprese, di soggetti in genere, è necessario che vi sia un filo conduttore, che vi sia un organizzatore che sappia catalizzare e indirizzare le volontà di tutti quanti e soprattutto organizzarle, perché giustamente le imprese, tutti quelli che partecipano assolutamente sono soggetti che hanno anche altre attività. Quindi è molto importante l'aspetto così manageriale, perché diventa un ruolo strategico e di funzionamento. Quindi credo molto in questa leadership organizzativa, perché l'indirizzo poi, ovviamente il consorzio ha i consorziati che sono i proprietari, quindi certo. Bisogna no, stare in linea con quelli che sono gli obiettivi, i programmi. Però la leadership è importante, spero di poterla avere anche qui. Sto provando a trovare delle analogie tra l'Antonetti del Teramo Basket, che è stato, che arrivò ad essere personaggio vero in città. Si parlò di un Carlo Antonetti possibile candidato sindaco di Teramo, poi non se ne fece nulla, e oggi Carlo Antonetti potenzialmente si pone, io uso una parola forte, poi tu correggila da buon avvocato quale sei, in antitesi con altro personaggio forte della città che fa calcio. E ritengo che tra i due possa nascere una sana competitività che, se sfruttata bene da tutti e due, io su Antonetti ci scommetto, potrebbe aiutare a crescere Teramo, dovrebbe aiutare a crescere Teramo. Sicuramente la realtà del calcio, quindi parli di Iachini, innanzitutto va dato merito a una persona che ci sta mettendo soldi e tutto quello che ci sta mettendo, quindi che sta consentendo di fare un calcio a Teramo. Sicuramente sono mondi diversi, pur conoscendo Iachini da quando facevamo l'oratorio insieme, sono mondi diversi, sono no, visioni anche probabilmente diverse, uguali, non lo so, poi non ci siamo confrontati mai su queste cose. Ritengo che anche qui le sinergie sono fondamentali, anche con diversità di modo di pensare, cioè si possono trovare dei punti di incontro che siano favorevoli per tutti, io sono assolutamente d'accordo su questo, perché lo spirito di questo consorzio è come dire che, non so, due imprenditori che sono imprenditori nell'edilizia non possono stare insieme, per dire, no, invece possono stare insieme. Ci sono i consorzi di impresa. Appunto, peraltro. Quindi diciamo che fare sport unisce, gli sport sono diversi mondi, il calcio è un mondo, la pallacanestro è un altro, la pallavolo è un altro, l'atletica è un'altra, però intanto si deve partire. Una volta partiti, secondo me non si deve avere né pregiudizi né capacità di andare contro, cioè non si può andare contro. Io nella vita non mi piace andare contro, mi piace fare. Poi se le cose si possono incrociare si incrociano, se non si possono incrociare non si incrociano. Però, ripeto, il calcio, tanto di cappello a Iachini che sta facendo tanti sforzi. Alla luce di una situazione nazionale e internazionale molto difficile, no? Alla luce di club importanti, prestigiosi, dal blasone infinito come Roseto, che è in seria difficoltà, sta pensando di cedere, sta provando a non cedere, però insomma ha un futuro incerto, mettersi in gioco in questo momento, non dico che è da incosciente, ma insomma, cioè, è un po' da folli. Secondo me speriamo che sia una sana follia, nel senso che in tutti i progetti particolari c'è sempre un'audacia e un andare oltre quella che è una possibilità che sembra, che sembra attuale, perché fare una cosa ovvia evidentemente ha in sé una, tra virgolette, pochezza, no, dell'ambizione, perché quindi è ovvio che una sana follia, no, no, sarei così, giusto per capirci, non perché voglio dire follia, è necessaria. Penso che questa emergenza Covid ovviamente ha creato dei problemi grandissimi a tutti, però che sia necessario comunque dare dei messaggi positivi. Cioè questo oggi un messaggio positivo oggi vale di più. Questo sì.
E quindi mettere la faccia in un messaggio positivo è forse trainare un pochino di positività anche negli altri. Quindi questo per me è molto importante, questo traino. Lo vedo come un momento giusto per fare questo, migliore di un altro, paradossalmente. Vediamo Ma se la pensano paradossalmente, così. i grandi operatori di marketing dicono che è proprio Il in momento situazioni di grandi difficoltà che che possono bisognerebbe nascere avere grandi cose. grandi idee, grandi Sì, sì. sviluppi, anche grandi investimenti. Sì. Tu hai già carta bianca da chi devi, cioè non voglio sapere chi sono, ma Voglio dire che queste cose che ho detto sono le cose che ho detto a chi? a chi Ok. mi ha, no, incoraggiato a fare questa cosa. E da questa angolazione, cioè in quanto tempo è maturata questa cosa? Cioè, Poco. 20 giorni fa, un mese fa, 3 mesi fa? Diciamo un mesetto. Quindi vi Poco, siete più volte, vi poco, poco. siete incontrati, avete Ma neanche parlato? necessario, sì, diciamo che è stato un po' così, un inizio di un certo tipo e poi E non c'è invece. stato un momento di cedimento da parte di Mia nessuno? no, degli altri non lo stesso vediamo. Adesso vediamo, guarda, io sono molto. Dai Il Carlo, tempo se breve, sei qui a spiegare questo progetto. il tempo breve è un amico in questo momento, non è un nemico. Perché una cosa, se uno la vuole fare adesso, o la fai o non la fai. Quindi io sono. Perciò ho voluto anche dare questa immagine che si vuole fare, si potrebbe fare, oggi è il momento dell'azione, bisogna farlo. Tu non hai però provato ad accelerare i tempi. No, Sei stato forse è un po' un po' prudente. sì. Ah, Sì, sei stato addirittura nel prudente. senso che potevo, cioè avevo in Anche mente accelerarlo. accelerare, però non c'è. Anche lì non è che c'è una regola, quindi fai quello che ritieni, io sono Comunque, particolare. Carlo, io devo dirti che sono passati 10 anni di silenzio, no? E in questi 10 anni di silenzio avrei voluto chiederti un miliardo di cose, oggi non le ritrovo, non le ritrovo più. Ma qualcosa devo raccontartela, perché nel momento in cui è uscita la notizia della conferenza stampa di Antonetti, nella quale potevamo nel nostro sito, per esempio, scrivere domani ci sarà la conferenza Giusto, stampa e basta, ci giusto. sono state migliaia di click. Quindi vuol dire Che c'è un che la interesse. gente vuole Abbi, sapere da sì. Antonetti che ci deve dire. Stamane chiudo, apro la giornata con la Serie A in tasca, la porto avanti con una B sicura e con qualche allenatore, anche con qualche allenatore che ti Sì, porta. certo. Che ti porta i Anche i saluti, no, giocatori. no, no, che ti Ah, porta solo i saluti, ecco. non ancora i giocatori. Quindi, cioè, tutti hanno creduto e Sì, sì, sperato che la sì. nostra città ripartisse, Sì, continuasse con Carlo Antonetti. Ecco, questo mi fa molto piacere è quello la che mi dici. verità, è la Ti verità. ringrazio, mi fa molto piacere perché è una spinta ovviamente a mettersi ancora di più in gioco, perché se c'è una voglia di sapere, no, di conoscere quello che uno vuole fare, di rivedere all'opera, no, un personaggio che comunque ha fatto tanto, io penso che mi dà solo forza e mi piace e ti ringrazio che anche dell'articolo che hai fatto, mi è piaciuto molto e quindi mi fa piacere. Guarda, paradossalmente è un test, no? Che io ho fatto, cioè io sto cercando anche di fare un test, no? I primi dati te li ho dati io. È fantastico, cioè se è così è bellissimo. C'è un test di come si risponde e soprattutto risponde chi non era a conoscenza di questo progetto. Esatto. Vediamo. Perché la risposta adesso è importante. Certo. Perché se io ho un interlocutore, so che ce l'ho e vediamo che succede. Ma io voglio vedere se ci sono altri interlocutori che possono essere interessati a questa cosa e ritengo di sì. Perché io poi quando tu parli di un progetto, tu mi puoi dire che non lo vuoi fare e sono d'accordo. Mi puoi dire che non c'hai le condizioni per farlo e sono d'accordo. Però mi devi dire che questo progetto non ti piace o non funziona. E io devo dire Ti stai sbagliando. che non funzioni c'è qualcuno, però voglio capire perché. Nel perché trovo difficoltà che qualcuno me lo spiega, la difficoltà oggettiva di questo problema, e non soggettiva che ognuno può avere, cioè io non voglio spendere, tutto giusto. E quindi questo mi dà forza, perché ovviamente anche chi ti dice di no è meglio di chi alle volte ti dice di sì, perché ti fa riflettere, no? Ti mette dei dubbi. Quindi ritengo che invece su questo profilo mi sembra che il progetto possa avere le gambe per funzionare, poi sta la bravura di chi deve farlo camminare. È alla,
lungimiranza, diciamo così, o così, un po' di fantasia che può avere un imprenditore nel capire che questa è un'opportunità, perché questa è un'opportunità per tutti, un'opportunità di aiutarsi, di emozionarsi, di emozionare, di divertirsi, di divertire e di fare impresa. Questi sono ingredienti difficili, sono ingredienti difficili. Ovviamente poi il pubblico vuole sapere magari altre cose, la gente vuole sapere chi è l'allenatore, chi fa la squadra, ma questo proprio, e anche lì dovremmo essere bravi, se succederà, a capire che all'inizio il discorso tecnico viene dopo. Certo, Non può essere quello il certo, punto. Questo io spero di essere stato chiaro, ma non è quello l'ingrediente che vado certo. Non è il cercando. primo degli No, ingredienti oggi. oggi dobbiamo trovare quegli ingredienti che avevamo quando siamo partiti. Quando siamo esistiti, che erano belli ingredienti. Senti, ti aspetti qualcosa dalla politica? No, no, perché no? Perché No, nel senso sì, no, che, mi augurerei che ci sai, fosse una. c'è un impianto, ecco, per Ah, esempio, vabbè, ma no? lì La sono cose politica può pubbliche. recitare un Guarda, ruolo, c'è. la politica di In genere la solito. politica non dà niente allo No, ma sport, non questo dà, dice no, la ma non deve storia, eh? dare. Ma qui allora io questo concetto che comunque il pubblico deve dare soldi alle società è superato. Non è questo ormai l'attualità, perché il pubblico soffre di suo, quindi dobbiamo stare a chiedere al comune o alla provincia, non c'è manco più, o alla regione, dammi un sostegno diretto. Io non mi piace come idea. Facciamo delle cose insieme che possono creare opportunità di guadagno e di sostegno. Allora mi piace. Quindi questa visione io l'ho superata perché Ci sei ci sono passato? passato. È Ok. come tra virgolette dire rinascere. Se tu rinascessi, Sai quanti errori non o magari cose diverse farei, o rifaresti le commetteresti? stesse cose. Facciamo conto che su certe cose è come se sono rinato, no? E quindi Senti, qualcosa mi ricordo. tu credevi molto nella comunicazione. Sì. Siamo andati spesso allo scontro Sì. io e gli allora responsabili della tua comunicazione perché vedevamo le cose in maniera diversa. Non perché fossero giuste le mie e Sì. sbagliate le tue. Oggi ti dico che, te lo dico però ancora in maniera più convinta, perché sono passati altri 10 anni e io sto ancora qui, quindi credo di poter essere nella condizione di dirti, che la comunicazione diventerà altro elemento essenziale nello Tra sviluppo l'altro di questo non ho progetto. detto che c'è una pagina Facebook che è attiva, Vedi? vedi, non l'ho saputa fare. Adesso la diciamo. La diciamo. C'è C'è una una pagina pagina attiva. Facebook attiva dove ci sarà la conferenza e Bene, dove c'è soltanto adesso per il momento bene. qualche Fra ingrediente. l'altro, conferenza che rilanceremo su Econews, Bene, che bene, rilanceremo su sono Teleponte. contento. Ti dico questo però perché da qui in avanti i passi da percorrere dovranno camminare compiutamente con la maggiore informazione possibile. Assolutamente sì. Perché questo dà forza anche al progetto, dà forza Assolutamente sì, anche a chi farà parte di concordo questo consorzio. perfettamente, Ok. concordo perfettamente e ritengo che sia uno degli aspetti da curare in maniera professionale e, come abbiamo detto, precisa, perché è uno oggi più di prima, Più di io prima, ci credevo allora figura di e tu lo oggi. sai quanto abbiamo basato. Ho rivisto in questo lockdown delle cose che avevamo fatto. Noi, non per vantarci, ma nel 2000, 2002, 2003 facevamo cose che oggi vengono spacciate come cose Posso ricordare moderne. alla città Che sei che la stato. mia Ha SNC, vinto due io campioni. e Orsatti, eravamo uffici stampa Sì, dell'allora Teramo Basket, assolutamente. 2 anni Sì, abbiamo vinto due due campionati. campionati. È vero, Andando in A è e poi in vero, è A1, vero, oh, è ecco, vero, questo lo è vero. voglio ricordare Ed è per giusto, chi, perché è storia, no? Perché la storia va siccome la storia è ricordata, siccome storia qui non se la e la ricorda, gente chissà che questa è una pensa, città che la storia non se però la questa è la ricorda, questa è storia, la storia. questa è la storia, quindi andiamo dritti per la migliore comunicazione possibile, cerchiamo Carlo di non perdere una sola battuta perché Teramo adesso la vogliamo informare, avendo la possibilità di farlo con il futuro basket che arriverà Non lo meglio so. che con il calcio, dove abbiamo grandi problemi con la comunicazione, almeno informeremo bene come è giusto che sia la città di Teramo Assolutamente, per step voi. by step, ma è ovvio che l'interesse di tutti quelli che parteciperanno, se si Certo. costituirà, è mio di comunicare quello che facciamo. È normale, la gente deve essere informata di quello che Per succede. adesso mi fermo al bentornato.
Grazie. Alla prossima intervista mi piacerà dirti bentornato direttore, perché non sarai presidente, ma sarai direttore, sì, anche sì, questo sì, dobbiamo sì, dire. Sì, sì. Vero? Sì, sì. Grazie Carlo. Grazie a voi. Grazie.